signore e signori, Asia, benvenuta. Accomodati, come stai? Bene. Bene, sei... Cioè, ho fatto questo viaggio per venire da te oggi. Sì, credo che tu sia il primo ospite di questa edizione che non viene direttamente da Milano, ma ha dovuto farsi un viaggio in treno da Roma, no? Sì, arrivi sì, da Roma. Ho preso il treno. Com'è andata? È una situazione, sembra di stare in un romanzo di Ballard, un po' distopica. C'era molta gente? Già? No? No, tutti distanziati, tutti con le mascherine. Devo dire, tenere la mascherina per 10 ore è stata un'esperienza... Sì, è faticoso, è fisicamente faticosa. Sì, fisicamente mi faticosa. Sono un po' provante, però ce l'ho fatta, sono qua con te, Ale. Tra le altre cose, qualche puntata fa avevamo attribuito il record di quarantena più lunga della storia a Paola Di Benedetto, perché... Poco prima del... Cioè, lei era partita con il Grande Fratello, poi si è trovata in quarantena e quindi l'aveva allungata di molto. La tua forse parte da ancora prima, perché c'era Pechino Express, poi ti sei fatta sì. male, sei rimasta a casa con la gamba rotta, la gamba ingessata. Una vita in quarantena. Esatto, è tanto tempo che non riuscivi di casa. Ho passato tutto l'anno in quarantena, ho passato 50 giorni a letto col ginocchio... Sì? Rotto, poi dopo la quarantena, ma sai, io sono misantropa, non è che a me mi fa tanta differenza. Io pensavo il contrario. Io pensavo che fosse una festaiola che va. No, pensavo che fosse una che comunque deve andare in giro, deve fare, deve vedere, no? Io ho paura del mondo. Non è vero. Ho paura di uscire. Ho paura, sì, come il pezzo di sale, ho paura di... Non immaginavo. Non esco mai di casa, mai, quindi mi sono trovata avvantaggiata, devo dire. E a casa cosa hai fatto in tutto questo tempo? Ascoltavo vinili, mi sono presa... Poi, sai, io ho due figli. Sì? Ho una figlia di 19 anni, certo, che ha il fidanzato. Mm-hmm. Quindi l'ho fatto venire a casa con noi e mi sono fatta la quarantena da suocera. Ah, te lo sei trovato chiuso in casa? Sì! E io sono una che... Oltre a essere misantropa, non ho un particolare amore per gli ospiti, diciamo. Cioè, a Roma si dice che dopo 3 giorni l'ospite puzza come il pesce. Sì, 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 sì. Quindi sì. Mi sono tenuta... Però lei, per amore di tua figlia, te lo sei tenuto bene o me ci sono stati scherzi? È il pesce. Mi sono tenuta sto... E come si comportava, però? Bene? Abbastanza bene. C'è stato un tentennamento, però, che... Diciamo che io alla fine era molto sottile, la mia pazienza era ridotta, era proprio un filo sottilissimo che si era strecciato e poi si è rotto. E ho sbroccato. Ma è stato ho sbroccato una scelta... perché non c'era, non ho capito, non lavava i piatti, lasciava le cose così. Non dico le mutande in giro, però... Beh, quasi. Bravissimo ragazzo, è solo che la convivenza, cioè... È dura. Ma è un rischio calcolato, cioè avete deciso, ok, passala qua. Perché a me è capitata una storia, Asia. È venuta mia suocera, invece, a trovarci a casa. Olla. La sera prima che chiudessero tutto, è rimasta chiusa dentro casa mia per 2 mesi. Porca. E la anche lì... è ancora peggio, cioè nel senso, lui è rimasto lo stesso. Lui stava cioè lì. Non era preventivato. Non era preventivato, però io ho avuto la genialità di dire... Se non faccio così, mia figlia fa la scappata di casa. Quindi, ok, quindi me lo tengo dentro. Me lo tengo dentro. Però in casa al punto lo tenevi tu. Le regole di casa le dettavi ma tu. Ma io sono regole abbastanza blande. Però la casa è una piccola società, quindi bisogna rispettarsi. Ognuno ha i suoi per esempio compiti. Io faccio il riposino, no? Sì, a che ora? Alle tre. Sono le 2:30, 3. Di quanto? Mezz'oretta, mezza un'ora? Mezz'oretta, 40 minuti. Perfetto. Magno, perfetto. Capito? Poi dopo leggo un libro. E dai tempi della scuola. Scuola, mangi Simpson, riposino e poi vai. Ok. C'era il fidanzato di mia figlia che fa il trapper. E lui fa tipo lo screamo, l'hardcore. E tipo io cercavo di dormire. Così. E io mi mettevo il cuscino sulla testa perché non volevo sbroccare, capito? E ne parlavi con tua figlia o...? Figlia diceva, raga, fino alle 3:30 non si può. Sono regole di condominio. Certo. L'ora della trap è tra le 5 e le 7. Esatto. 17:19. Puoi andare anche fino alle 9, guarda. Ah. Tanto io poi metto i vinili a palla di cannone e te batto perché ho le casse più forti delle due. E vediamo chi comanda. Senti, abbiamo un po'... Cosa hai detto? Io. Ah, beh, no, ma certo, non avevo dubbi. Ma lui era illuso che pensava di venire a comandare a casa tua? No. No, cioè sapeva che stava... Diciamo che non è venuto in punta dei piedi. È arrivato coi gomiti così. Senti, no, volevo dirti, abbiamo fatto questi convenevoli che si fanno sempre, come è andata la quarantena, il viaggio, come è stato, eccetera, eccetera. Però dunque. C'è un elefante dentro questa stanza. Okay? Io lo vedo proprio. C'è un elefante dentro questa stanza. E in mezzo fra di noi. Esatto. L'ultima volta che ci siamo visti in televisione, poi siamo finiti sui giornali.
Poi siamo finiti sui giornali. Sì. Era ai tempi di X Factor, abbiamo iniziato una stagione che aveva tutte le carte in regola per essere fantastica, eri apprezzatissima come giudice, poi a un certo punto il rapporto si è dovuto interrompere. Coitus interruptus. Sì, nel caso, non c'è espressione migliore. No, il rapporto si è dovuto interrompere e siamo andati avanti poi con Lodo Guenzi che ha fatto la sua bella stagione. E stavo dicendo siamo andati avanti. Tu come hai vissuto quel momento? Hai visto la stagione? Hai seguito le puntate? Hai visto? Io mi ricordo avevo fatto un video messaggio. È quello, là ti voglio, quella ride, la cosa più forte di tutte. E ride. Era un messaggio per spiegare quello, perché comunque era una cosa... Non ho spiegato un cavolo, dai. Era una cosa strana. Beh, andava in qualche modo... Ma chissà come ti sentivi quando l'hai detto. Io... Male, ti assicuro, mi sentivo male, è stata una cosa che non volevo... Io non mi sentivo male, siccome ti sentivi più male tu di me. Questo è probabile. Se vuoi, perché io ti dirò, mi ricordo di quel momento, ma non l'avevo mai più visto dopo. E io quando, non l'ho mai più visto. Quando abbiamo detto, viene Asia, mi è tornato alla mente quel video, ma non mi ricordavo esattamente. Se vuoi, lo rivediamo tutti lo insieme. Lo dobbiamo rivedere. Mi ricordo che ero storia molto triste. Storia della TV italiana. Una pietra. L'hai fatto la storia. Una pietra. Abbiamo fatto. Mi ricordo che ero molto triste. Rivediamo quel video. Sta per partire X Factor. Come sempre iniziamo dalle audizioni che anche quest'anno hanno coinvolto più di 40.000 ragazzi che hanno deciso di prendere parte a questa 12ª edizione. Quando 3 mesi fa abbiamo iniziato le registrazioni non potevamo immaginare che uno dei nostri giudici venisse coinvolto in una vicenda che niente ha a che fare con lo spirito del programma e che sinceramente ci ha un po' spiazzato. Come vedrete saranno delle belle audition a cui seguiranno i bootcamp e gli home visit che abbiamo deciso di farvi vedere in versione integrale proprio per rispetto e tutela nei confronti dei cantanti ma anche di tutte le persone che X Factor lavorano con grande entusiasmo. Come probabilmente saprete al termine di queste puntate ci saranno i live e ai live ci sarà un nuovo giudice proprio perché vogliamo che nessuna polemica o fatto al di fuori del nostro programma possano distogliere l'attenzione dalla musica e dai talenti che per 8 puntate si daranno battaglia. Buona visione. Gliel'hai fatta, Ale. Gliel'hai fatta. L'hai detta tutta. Buona visione. Era una situazione strana. Cioè, tu come l'avresti gestita, però? Un episodio, tipo questa situazione del coronavirus. Un episodio di... Black Mirror. Che non mi piace. Però io quello che ti volevo chiedere è non dal tuo punto di vista, sì. Dal mio punto di vista. Tu cosa avresti detto? Io... Cosa avrei detto? Io lo so cosa avrei detto. Vuoi provare? Sì, perché voglio provare. È per un riscatto cosmico, cavolo. Vai, se vuoi ti possiamo... Sì. Cioè, c'è la possibilità... Ok, dai. Guarda, questo sono io. La bocca e la voce è quella di Asia. Sì. Ah, regà, ma che devo dire veramente sta cosa? Ma come? Ma la stiamo a mandare via? Quella che era la più brava di tutti! Lei, un genio! La più competente, la più fregna che si sia mai vista X Factor! No, raga! Stavo a fare una cazzata! L'avresti chiusa così? L'avresti... Certo! Beh, era dritto, come messaggio era dritto, va detta la verità. Tu avresti voluto dire la stessa cosa. Tra l'altro posso giocare anch'io con questo gioco? È divertente questo gioco. Non ti leccare le labbra, aspetta. Per i numeri... Vincerò! 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 Io voglio stare le ore a fare sto gioco. Raga, abbiamo trovato la nuova rubrica del 2000. Adriana! È bellissimo. Ma tu ti sei divertita in quel periodo a X Factor? Io sì, tantissimo, infatti. Ti piace la TV? È un posto dove stai a tuo agio? Cioè, tu principalmente vieni dal cinema, no? Boh, ho fatto un po' di tutto. Però X Factor stavo bene. Infatti, secondo me torneranno. Sai come diceva mia nonna? Quelli di X Factor? Beh, certo, voi. Diceva sempre mia nonna, diceva, tanto qua devi tornare, in pugno, in ginocchio da me, torneranno, lo so. Ti ci rivedresti? Ero perfetta, certo. No, ma devo dire... Quello che ho detto lo penso veramente. No, mai nessuno più bravo di me. Ci sta.